benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium e questa è l'idea che oggi vi presento. È un regalo da fare alle persone che stimiamo, che amiamo. Questa qui è mia moglie quando era piccolina. Se non l'avete già fatto, sotto cliccate sul pulsante iscriviti e sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui video che andrò a pubblicare. Quindi andiamo avanti e vediamo il video. Il primo componente che ci serve è della colla indica, poi un pezzo di legno della stessa misura dell'immagine che vogliamo trasferire, e l'immagine deve essere riflessa in modo orizzontale. Mi raccomando, deve essere una stampa fatta con la stampante laser, non a getto di inchiostro. La carta che ho utilizzato io è dal peso di 80 grammi, non andate oltre perché dopo per eliminare la carta dal legno ci si farà più fatica. A questo punto distribuiamo la colla sul pezzo di legno in modo abbondante e uniforme. Mi raccomando, coprite tutte le zone e deve avere comunque una superficie omogenea, una superficie uniforme, completamente bianca. Prendiamo l'immagine, mettiamola sul legno in modo che prenda tutti gli angoli, comunque che sia aderente al pezzo di legno. Lasciamola riposare qualche secondo in modo che l'umidità della colla penetri all'interno della carta. Poi, con l'uso di una spatola, se avete quella da cucina è l'ideale perché è morbida, facciamo in modo di eliminare tutte le bolle e di fare in modo che l'immagine, la carta, sia completamente aderente al legno. Questa è la parte molto importante, perché se vogliamo che l'immagine venga trasferita sul legno, quest'ultima cosa deve essere fatta con cura. Adesso non ci resta altro che far asciugare almeno per 24 ore minimo, deve essere assolutamente asciugato. Dopo, con l'uso di una spugna, il bevuto d'acqua, tamponiamo su tutta la superficie in modo da far penetrare l'acqua all'interno del foglio di carta. A questo punto facciamo scorrere un po' d'acqua su tutta la superficie e con un movimento circolare cerchiamo di rimuovere la carta. Non facciamo troppe pressioni sulla superficie perché potremmo rimuovere anche l'immagine sottostante. Quindi andate piano piano, anche questa è un'operazione un po' lunghetta da effettuare. Man mano che andiamo avanti, noterete che la carta diventerà anche un po' trasparente, quindi diventerà anche difficile capire dove il legno, dove l'immagine e praticamente dove sta la carta. Quello che dovete fare è aiutarvi appunto nel capire, nel cercare di percepire qual è il legno e qual è la carta, utilizzando un po' con il tatto. Cercate di essere scrupolosi in questo passaggio perché una volta asciugato rischierete di rimanere le macchie bianche sopra l'immagine, e quelle macchie bianche è la carta che purtroppo non avete tolto durante questo passaggio qui.
A questo punto, che abbiamo finito, lasciamo asciugare il nostro lavoro per il passo successivo. Adesso prendiamo sempre la colla vinilica, un bicchiere, possibilmente quello da caffè più pratico, dell'acqua e della brillantina argentea. Io ho usato questo qui, ma potete usare anche questi altri colori come vi piace. Io ho usato questo perché volevo dare un effetto più brillante al soggetto. Adesso andiamo a prendere la colla. Io ho usato queste proporzioni, una parte di colla, quindi una siringa, e metà siringa di acqua. Dopo aver messo i due componenti, mescoliamoli bene affinché possano amalgamarsi, in modo che dopo, quando andremo ad aggiungere il brillantante, possa essere utile al nostro scopo. Ah, di questa brillantina non esagerate nell'aggiungere, mettete giusto un po', visto che dobbiamo avere soltanto un effetto scintillante e non vogliamo rovinare l'immagine che abbiamo trasferito sul legno. A questo punto, con molta precisione e calma, soprattutto calma, cerchiamo di passare il prodotto solo sull'immagine, tenendoci all'interno dei bordi, perché se andiamo oltre rovineremo un po' l'effetto finale. A questo punto lasciamo che il nostro lavoro si asciuga a meno altre 24 ore. Adesso bisogna proteggere il nostro progetto, il nostro lavoro. Io ho usato uno smalto trasparente, ma molti usano anche la colla vinilica. Io quest'ultima cosa la sconsiglio perché non è molto resistente agli agenti esterni. Con questo sistema invece avete anche un bel effetto lucido.